Ciao a tutti, sono Emanuele Angelo Lilian ed esattamente come ho fatto in altre occasioni, condividerò adesso con voi alcuni insegnamenti che trovo molto importanti anche visto il periodo storico che stiamo vivendo. Buon ascolto. La prima, ricordate, il serpente parla all'orecchio di Eva e semina dentro di lei il dubbio. Per la prima volta Eva ascolta due voci contrastanti, la voce verticale del padre, il quale padre dice: è tutto vostro, non mangiate di quell'albero, il frutto di quell'albero in mezzo al paradiso. Perché se mangerete quel frutto, di certo morirete. Queste sono le parole del Padre. Improvvisamente Eva sente un'altra voce. Una voce che dice il contrario. No, dice no. Il Padre non vuole che tu mangi di quel frutto perché è geloso, invidioso. Prima tentazione, accolta. Eva segue la seconda voce. Seconda tentazione, Eva guarda quell'albero in un modo nuovo. Qual è questo modo nuovo? Prima Eva guardava quell'albero con gli occhi dell'anima e quindi non c'era nessuna separazione tra lei e l'albero. Eva vedeva Dio attraverso l'albero. Improvvisamente vede l'albero come fuori di sé e lì comincia la nostra storia della dualità, lì comincia il nostro cammino attraverso la sofferenza, proprio come il padre ci aveva profetizzato. La Genesi dice: Eva si accorse dell'albero e vide che quest'albero e i frutti di quest'albero erano buoni. Si accorge improvvisamente di questa cosa. E poi arriva la terza tentazione. Eva afferra il frutto. Finisce l'era dell'accoglienza e incomincia l'era, come abbiamo visto, dell'afferrare. E condivide questo frutto con Adamo. Vediamo se questo ci riguarda. State attenti, attentissimi. Per nessuna ragione al mondo dovete perdere una parola. Cosa cavolo siete venuti a fare qua? Allora, voi adesso avete dentro due voci. Due voci. Una voce del cuore, che è la voce verticale, e una voce della mente, che è una voce orizzontale. Proprio adesso sto parlando di voi, proprio in questo istante. Adesso vi dirò una frase e voi sentirete con chiarezza come dentro di voi ci siano due voci contrastanti. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ascoltate dentro, perché il vostro cuore conosce queste parole perfettamente. Il vostro cuore sa. Fate attenzione. E vedrete questa cosa meravigliosa. Ve la ripeto, e ascoltate, ascoltate bene. Ama il prossimo tuo come te stesso. Il vostro cuore non ha alcun dubbio, perché il dubbio è il risultato di due voci contrastanti e di una semplicità mostruosa. Io sono convinto che anche le seggiole su cui siete seduti possono sentire questa cosa con chiarezza.
Me la ripeto. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ascoltate. Non è il vostro cuore che ha dubbi, ma è l'incrocio tra il vostro cuore e la vostra mente. È così facile da vedere. Il vostro cuore sa che amare il prossimo come se stessi è la soluzione di tutti i vostri problemi esistenziali. Non vi potete raccontare bugie. Ascoltate il vostro cuore e anche le seggiole che avete sotto al sedere sentono questa cosa, perché è una cosa di una semplicità mostruosa. Capisco come mai San Francesco predicava agli uccellini. Ma veramente. Almeno si rilassava un po'. Perché gli uccellini non hanno alcun dubbio. State ad ascoltare il vostro cuore ed ogni frase del Vangelo risuona nel vostro cuore con una semplicità incredibile. Chiunque di voi segua i miei insegnamenti non morirà più. Per il vostro cuore non è neanche qualcosa da ascoltare, è qualcosa semplicemente da condividere. Ascoltate il vostro cuore. Non lo sto dicendo in senso filosofico, accidenti. Ascoltatelo e vi renderete conto che il linguaggio del Vangelo è esattamente il vostro linguaggio. Quello che vede Gesù è esattamente quello che vedete voi. Eppure questo principio così semplice, oserei dire stupido, è una delle cose più difficili da mettere in atto. Come mai? Perché dentro di noi c'è ancora questa voce orizzontale contrastante che continua a dire: no, non può essere così. Ti ricordi che hai amato e cos'è successo? Ti ricordi? Hai amato il tuo fidanzato, ti ricordi come ti ha trattata? Eh sì. Io mi alzo domani mattina e vado a parlare agli uccellini. Almeno aveste dei cellulari che hanno delle suonerie tipo usignolo. Poi faremo un esercizio, così questo esercizio vi rimetterà a vostro agio. Getteremo per terra tutto, metteremo un pezzo di Vasco Rossi e poi, cioè, così direte: che bella serata, cavolo, quella sì che è stata una serata coinvolgente. Adesso riprendete la concentrazione, perché io non vi faccio più uscire di qua. C'è la chiave sulla porta, io chiudo la porta. Riprendete la concentrazione in 2 secondi. Ricordate Beethoven? No, fa niente. Paf, un accordo e via. Concentrazione di nuovo, avanti, su. Altrimenti ricomincio da capo. Quando andrete via di qua, direte: mai più. Ma almeno avrete capito come lavora Francesco.
E non solo Francesco, e voi volete andare in Oriente, andate in Oriente. Lì danno delle baccate sul collo a quelli che si addormentano. Non sto scherzando, delle baccate sul collo. Cioè, c'è uno apposta che passa dietro di voi e che vi dà delle bastonate sul collo quando vi addormentate. Andate in Oriente, andate in Oriente. È troppo bello questo. Dico, vado perché voglio fare un lavoro su me stesso. Sì, sì, certo. Bastonate. Allora, va bene la via morbida. Naturalmente sto facendo apposta per farvi vedere delle cose, sto facendo apposta. Forza, riprendete la concentrazione. Forza. Qualsiasi frase del Vangelo risuona nel vostro cuore immediatamente, senza alcun bisogno di commento. Rendetevi conto di questo. Eppure le parole del Vangelo sembrano inapplicabili. Come mai? Perché noi quotidianamente sentiamo la voce del serpente che parla a livello orizzontale. Non prendete queste cose come una catastrofe, osservatele tranquillamente. Tranquillamente, ma con decisione. Abbiamo parlato di decisione, di fermezza, abbiamo visto come Chiara e Francesco ci insegnano ad essere assolutamente determinati. Io sono un tutt'uno con voi come il Padre è un tutt'uno con me. Ascoltate il vostro cuore, guardate che non c'è bisogno di nessun commento. La comprensione è immediata e totale. Dai che ci riuscite, su. Ma se la comprensione è immediata e totale, come mai questi principi sono i più duri da applicare? Semplicemente perché costantemente abbiamo una voce orizzontale che ci dice che tutto questo forse non funziona. Dovete guardarvi con serenità, con affetto, ma guardarle queste cose, se no è inutile ogni tipo di lavoro su di sé, inutile. Bisogna coglierne i fondamenti, sentire queste due voci dentro di sé, a rischio di accorgerci che siamo schizofrenici, non importa. Vi stavo dicendo prima che la vostra mente si intrufola e che dice: pensi davvero che amare ti renda la vita più facile? Pensi davvero? Ci hai già provato ad amare, non ti ricordi? Hai amato i tuoi colleghi di ufficio e ti hanno soffiato il posto di lavoro. Hai amato il tuo fidanzato ma ti ha tradito. Hai amato i tuoi figli ma ti hanno abbandonato. Ma non vi accorgete di questo? Che continuamente abbiamo queste due voci contrastanti dentro la testa, dentro il cuore, dentro il nostro essere. Se no voi pensate che la tentazione di Eva sia qualcosa che riguardi un personaggio che forse non è mai esistito. Ma stiamo scherzando. Quello che ci racconta la Bibbia è, prima di tutto, qualcosa che si riproduce quotidianamente all'interno del nostro essere. Altro che storia, altro che quantità, esiste solo la qualità delle cose. Allora questa prima tentazione di Eva, come si può chiamare? Disobbedienza. E la tentazione, come si può chiamare? Potere. L'essere umano improvvisamente pensa di potere qualcosa, di poter vivere senza il padre, di potersi procurare del cibo senza il padre, di poter crearsi una vita senza il padre. Potere, il potere, potere.
Francesco si accorge di questo e ci parla di obbedienza. Certo che ci parla di obbedienza, certo. Obbedienza alla voce del cuore. È questo che gli provoca questa perfetta letizia. È questo che provoca questo stato di beatitudine in Chiara. È l'uscita dal mondo dei mezzi termini, dal mondo dei tiepidi, dal mondo delle voci continuamente contrastanti. Per sempre i loro cuori ascoltano solo la voce verticale, e questo è il segreto per vivere nella perfetta letizia. Questo ci stanno raccontando. Seconda tentazione. Eva guarda l'albero e si rende conto che è buono. Improvvisamente percepisce l'albero come qualcosa da utilizzare, non più come qualche cosa da accogliere, come era fino a un momento prima. Le anime accoglievano la grazia divina e attraverso questa grazia crescevano. Improvvisamente l'accoglienza scompare e nasce il desiderio di afferrare qualche cosa. E questa cosa ci riguarda? Certo che ci riguarda. Perché l'afferrare è il contrario della povertà. Come abbiamo visto in questi giorni. Perché la povertà significa accogliere. Accogliere e non trattenere. Allora questo accade nella vita di tutti i giorni? Ancora oggi, ancora oggi, ancora oggi abbiamo questa voce che ci dice: davvero? Gesù ti dice di non preoccuparti di quello che mangerai o di quello che berrai? Davvero? Ci hai già provato, non ricordi? Ricordi che avevi comprato una cosa che hai prestato e non te l'hanno più data indietro? Ricordi come hai sofferto? Te lo ricordi? Davvero? Davvero Gesù ti dice che se ti occuperai delle cose del Padre tutto il resto verrà in più? Davvero? Ci hai già provato, non ha mai funzionato. Se non hai niente, come ti curerai quando sarai ammalato? Come pagherai le tue bollette? Terza tentazione che riguarda la castità, finalmente. Eva mangia il frutto e lo condivide con Adamo. La condivisione nel mondo della prostituzione. Viviamo in un mondo di follia assoluta, ma tentiamo di convincere gli altri che non sia così. Perché? Per sentirci meno pazzi. Perché se sono tutti pazzi non se ne accorge nessuno. Se tutti vivono sfruttando i loro talenti, non ascoltando la voce del cuore, per non sentire questo grande vuoto, questa grande sofferenza, comunichiamo agli altri questa cosa e li convinciamo che sia così. Allora è accaduto a Eva o accade a noi tutti i giorni? Questa è la lussuria. La lussuria è riempirsi di cose per dimenticarsi la qualità. La lussuria ogni volta che abbiamo bisogno di tante cose per dimenticarci che ne basta una sola. Questa è la lussuria. Se capite cos'è la lussuria, capite anche che cos'è la castità. Perché la castità è la risoluzione di questo problema.
Siamo lussuriosi, sì che siamo lussuriosi, e siamo contagiosi nella nostra, nel nostro essere lussuriosi. E tentiamo di convincere gli altri, anche i bambini. Da grande sarai così, da grande farai questo. Non ci provare nemmeno a fare come San Francesco. Fai il bravo bambino. Troverai un posto di lavoro, una casettina, una mogliettina. In un mondo senza spirito, dove tutti quanti noi cerchiamo di ottenere un po' di felicità senza abbandonarci, senza accogliere il mondo dello spirito, noi tentiamo di convincere gli altri che sia così. Allora anche le allergie diventano oggettive, anche le malattie diventano oggettive, e tutto questo è un mondo di lussuria. È un mondo in cui ci convinciamo che lo spirito non c'entra. E cosa c'entra lo spirito? Cosa c'entra? Ho inciampato, sono caduto dalle scale, cosa c'entra lo spirito? Ma cosa c'entra? Il mio fidanzato mi ha lasciato, cosa c'entra col mondo dello spirito? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Incontrate le vostre amiche e dite, sai, mi ha lasciato, è colpa sua. Questo è il mondo della lussuria. È il mondo nel quale ci dimentichiamo chi siamo realmente. È il mondo nel quale ci circondiamo di mille cose, 10.000 cose, per non vedere quello di cui abbiamo veramente bisogno. Allora, se questi sono i tre aspetti su cui lavora San Francesco, bene, ecco la castità. La castità che cos'è allora? L'obbedienza, la povertà e la castità sono, vanno a braccetto, vanno insieme, sono inscindibili. Non esiste uno senza l'altro. Perché si può essere poveri fisicamente e lussuriosi, si può essere poveri e desiderare diventare ricchi, ancora una volta cadendo nella trappola del mondo e del serpente, ancora una volta, credendo così che la quantità possa portare a benessere e a felicità interiore. Allora il nostro mondo non è forse il frutto di queste tre tentazioni? Non esistono pochi milioni di esseri umani ricchi che si riempiono di cose e una grande maggioranza che sono ancora più lussuriosi perché non ce le hanno? E questo mondo non si contrappone e i ricchi non danno addosso i poveri, non sfruttano i poveri non danno addosso i ricchi. Non è una trappola? Quando in realtà il problema non è essere poveri o ricchi esteriormente, ma il problema è non cadere quotidianamente sempre nella solita tentazione. Francesco e Chiara hanno risolto queste tre tentazioni in modo radicale, totale, entrando così nel mondo della beatitudine. Ma di chi sono discepoli? Qual è il loro unico maestro? Gesù. E chi è che ha subito le stesse tentazioni di Eva? Lui. La prima tentazione. Se davvero hai fame, trasforma questa pietra in pane. La disobbedienza. A chi? Al Padre. Non accolgo più il cibo del Padre, ma io trasformo il minerale in pane. Risolve il problema della fame nel mondo
con il cibo transgenico. Faccio dalla plastica il pane. Se non vedete la follia, siamo a posto. Gesù subisce questa prima tentazione, guarda caso, sull'obbedienza. E ancora una volta sul miraggio del serpente, il quale dice: esiste un mondo orizzontale, lì tu ti puoi esprimere, lì fuori tu sarai il padrone del mondo. E Gesù risponde: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ripristinato l'ascolto verticale, improvvisamente ripristinato totalmente l'ascolto verticale. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Fine. Fine. Di nuovo l'obbedienza. Di nuovo Gesù può dire: non io, ma il Padre attraverso di me. L'obbedienza. E vedete come la parola obbedienza diventa una parola piena di gioia. Seconda tentazione. Il diavolo prende Gesù e lo porta sul pinnacolo di una chiesa e gli dice: buttati, perché sta scritto che gli angeli ti sorreggeranno affinché il tuo piede non si ferisca al contatto di una pietra. Buttati, così come aveva detto a Eva, afferra, mettiti alla prova. Il serpente aveva detto a Eva: mettiti alla prova, vedrai che è vero quello che ti dico io, vedrai che Dio è geloso di te, vedrai che tu puoi diventare qualcuno più forte di lui, più grande di lui. La stessa tentazione che riceve Gesù: buttati da lì e vedrai che non ti succederà niente. E Gesù risponde: sta anche scritto, non tenterai il Signore Dio tuo. Fine. Chiuso. La voce del serpente passa attraverso i corpi, attraverso la personalità, lasciando inalterato il proposito dell'anima. La vera ricchezza. E la terza tentazione, eccola qua, la castità. Il diavolo porta Gesù su un monte molto elevato e dice a Gesù: osserva tutti i mondi che vedi, se tu mi adorerai, tutto questo sarà tuo. Trionfo del mondo orizzontale, tutto questo sarà tuo. Tutto, la lussuria. Allora, che cos'è questa castità? E come applicare il principio di castità nella nostra vita di tutti i giorni? Certo che il fidanzato c'entra proprio poco, eh? Un pisellino che entra da qualche parte è proprio veramente una cosa piccola piccola, eh? Riducendo questi concetti a degli aspetti così piccoli, così pidocchiosi, siamo completamente
fuorviati da quello che è l'essenziale delle cose, fino a perdere energie, tempo, in problemi che non esistono. Ok, io direi che decisamente più che abbastanza, penso che è un ascolto da ascoltare e riascoltare. Se volete le fonti, vi ricordo al solito, io ho anche un blog, e solitamente quello che non trovate qui lo trovate nel blog, o se non lo trovate nel blog lo trovate in qualche mio corso, se non lo trovate in qualche mio corso lo trovate magari sulla mia pagina Facebook, o se no seguite l'istinto e magari viene fuori qualcosa. Certe cose comincio seriamente a credere che vengono fuori quando devono venire fuori. Un personaggio come Massimo Bianchi non l'avrei mai scoperto qualche anno fa. E anche come si relaziona a quello che sta accadendo ora, diciamo che ci sono migliaia di spunti, però uno che ritengo fondamentale è non tanto quello che c'è ora, e comunque tutto quello che abbiamo ascoltato può essere applicato anche allora, ma quanto un discorso di che mondo vogliamo dopo. Dopo, quando tutto questo sarà passato, vogliamo tornare alle tre tentazioni di cui ci parla anche Bianchi? Oppure vogliamo fare un altro passaggio? Di quante pseudoepidemie, di pseudo lockdown abbiamo bisogno? E questo vale per tutti, sia per chi li impone che per chi, come noi, tra virgolette, li subisce, tra virgolette, perché poi ripeto, chi vuole vedere i suoi effetti li vede comunque, a prescindere da dei cretini o altro. E nulla. Vi lascio così. A futuri, buone riflessioni. Ciao.